Oh, eccoci qui in diretta, Riccardo Di Gasparro, buon pomeriggio a tutti, buonasera, buongiorno, buonanotte, non lo so quando guarderete questo video su YouTube, come state signori? Oggi parliamo di qualifiche comprate, pacchi, promotional packs, builder pack, chiamateli un po' come volete. Casse di prodotti aziendali, è giusto comprarne a valanga, è giusto indebitarsi per chiudere rank fino a che, cioè dov'è il limite? Dov'è il limite per il limite dell'ambizione nel network? Dove sta? Quindi parliamo di tutta questa roba qui che è molto importante. Perché adesso, nel tempo che vi connettete, vi spiego un sacco di cose. Oggi parliamo di cose anche abbastanza fastidiose. È un discorso veramente molto delicato. Quindi, se avete già vissuto sta roba o avete distributori che stanno cascando in azioni, stanno per fare azioni scellerate, ok? Poi fategli vedere questa diretta. Voi per primi ascoltate questa diretta con molta attenzione questo video perché c'è veramente tanto da imparare, c'è tanto da prendere, ok? Fate le persone serie perché parliamo di roba. Vabbè. Allora, buon pomeriggio a tutti. Vedo che state entrando a valanga. Allora, ciao Laura, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Donatella. Oh, finalmente. Eccola lì, oh, prime due come sempre donne, gli uomini, Campacavallo che l'erba crescerà. Però il terzo dagli Stati Uniti d'America, Nicola Camarda. Oh, a proposito, fammi sapere poi Nicola com'è andato il discorso lì, senza stare a parlare qui davanti a tutti che sono nostri affari, non gli riguardano. Però insomma, poi mandami un messaggio, fammi sapere com'è andato col supporto, bla bla bla, tanto è inutile starne a parlare qui. Ci siamo capiti. Argomento interessante, parecchio interessante. Ciao Donatella, Eleonora da Torino, come state lì? A meno 80? Qui su Roma siamo a zero fisso. Ciao Claudia, come stai? Buon pomeriggio a tutti. Allora, dai, 2 minuti e 40, vi ho lasciato un po' di tempo per entrare, poi sapete che parto, show must go on, insomma, chi si è visto, si è visto. Allora, innanzitutto, perché vi parlo di questo argomento? Dovete sapere queste cose, che nel mondo del business, soprattutto nel mondo del network marketing, purtroppo l'ambizione a volte gioca a brutti scherzi. Ci sono persone, ho visto un sacco di persone anche indebitarsi. Ascoltate bene quello che vi sto dicendo. Ho visto un sacco di persone, purtroppo, indebitarsi per chiudere qualifiche. Per chiudere rank, perché sennò poi la squadra non mi si motiva, perché sennò poi io non mi sento a posto con me stesso. Ma cavolo, ma faccio network da tutti questi anni, ti pare che adesso non faccio qualifica? Quindi devo chiedere il prestito alla Compass per magari chiudere rank, comprare pacconi di prodotti perché per sistemare le gambe, tutta sta roba qui. Allora, io, fidatevi, tutte le esperienze, tutta la roba che ho vissuto sulle mie spalle è una roba di livello perché sono 10 anni che mastico network, chi mi conosce lo sa, ho fatto un sacco di cose in Italia e all'estero, quindi so bene di cosa parlo, però aspettate un attimo, ho intravisto una cosa, ah, infatti state già scrivendo. Allora, che vi stavo dicendo perché poi mi distraggo, ragazzi. Purtroppo a volte ce la faccio a parlare e a leggere tutto insieme, a volte non ce la faccio. Vabbè, adesso, comunque, ne ho sentito, insomma, ne ho viste di cotte e di crude. E fidatevi che tutte le persone che ho visto, indipendentemente dal filo del discorso di pochi secondi fa, però penso che stavo dicendo questo, ok? Insomma, ho visto un sacco di persone perdersi nel nulla, indebitarsi per chiudere rank e comprarsi quindi pacconi di prodotti, riempirsi casa di prodotti per avere successo di qua e di là. Hanno fatto tutti una brutta fine.
Addirittura persone che hanno chiesto il prestito alla Compass in alcuni casi, non sto scherzando, chiedere un prestito alla Compass per avere successo nel network è condannarsi a morte, ok? Ho visto persone chiedere prestiti, Fineco, tutta sta roba qui, e io ogni volta ho cercato di bloccare queste persone, questa ambizione malata di queste persone, ho cercato in tutti i modi di fargli capire che non erano quelli i passi giusti da fare, ma le mie parole in alcuni casi non sono servite, non sono servite a niente perché questi hanno preso e si sono lanciati comunque, perché a volte l'ambizione gioca brutti scherzi. Ripeto, le persone dovete sapere che nel mondo del business e soprattutto nel mondo del network fatto di applausi di qua e di là, a volte sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di ricevere il riconoscimento, pur di ricevere gli applausi. Quindi io vi dico la mia personale esperienza è che ne ho visti tanti, hanno fatto tutti una brutta fine, perché poi quando vi andate a indebitare con le banche o chiedete prestiti o vi vendete l'appartamento per chiudere un rank di qua e di là, raga, poi quello che vi aspetta subito dopo è veramente una catastrofe. Cioè io non ve la voglio fare sempre troppo cruda, perché poi molti di voi mi rompono le scatole, ma di Gasparro ci dice le cose così, lui parla, è un po' che vi parlo in modo diretto e qualcuno se la prende. Però cioè, cercate pure di darvi una svegliata voi, da questo punto di vista. Non vi dovete assolutamente indebitare mai, nell'industria del network marketing. Non dovete comprare forzatamente prodotti, non dovete chiudere qualifiche a comprarvele. Piuttosto ci mettete 2 anni in più, ma costruite qualifiche sane, etiche, cioè qualifiche serie, ok? Che poi esistono veramente. E se avete upline, se avete persone, leader, sponsor, upline, crossline, leader di riferimento, che guru in upline, mega million mentor che vi dicono: ma no, ma devi fare lo sforzo in più, ma perché il pacco te lo devi comprare, ma perché la qualifica la devi chiudere forzatamente, ma perché così, no, perché poi la tua squadra si motiverà. E allora se avete queste persone, soprattutto leader qualificati, che vi spronano a indebitarvi, a comprarvi i pacconi, a metterci il cash sul tavolo per chiudere una qualifica, scappate a gambe levate da queste organizzazioni. I leader che vi dicono sta roba sono dei deficienti, cretini, ok? Che vanno veramente, andrebbero arrestati o quantomeno denunciati per disastro networkiano. Cioè, sono persone pericolosissime, ragazzi. Non ci cascate. Se poi voi siete persone ambiziose, che non ce la fanno a stare senza rank di qua e di là, piuttosto preoccupatevi di studiare, piuttosto preoccupatevi di impegnarvi, preoccupatevi, cioè cercate di capire come si chiude un rank, che tipo di crescita personale dovete fare per raggiungere una qualifica, che tipo di azioni dovete fare per raggiungere un rank, che tipo di duplicazione dovete generare all'interno della vostra organizzazione per raggiungere un determinato rank. Cioè, piuttosto, ragazzi, signore e signori che state guardando questa diretta, e che guarderete questa diretta e questi video di Gasparro, cioè, mi raccomando. Allora, fatemi vedere un attimo che cosa state scrivendo, ma non capisco perché farlo. Tanto se non è una downline che produce, crolla tutto. Eleonora, per te che hai un determinato livello di crescita può sembrare banale, magari il discorso, però per la massa non è così. Serve cervello, serve anche equilibrio nel network marketing, perché molti si lasciano prendere dalle manie di onnipotenza, di egocentrismo. E di quel perché devo farmi vedere che per forza è, e poi fanno i disastri, costringono le prime linee a fare ordini forzati. Quante volte io ho sentito anche network famosi, ragazzi, non faccio nomi, ok? Però network che voi conoscete benissimo, che tutti noi conosciamo da una vita, ho sentito parlare anche di pezzi grossi che hanno costretto da online persone a fare pacchi perché gli servivano. Dovevano chiudere rank per fare la scena in pubblico online che avevano generato rank. Cioè non è così che si raggiunge il successo nel network marketing. Perché Riccardo Di Gasparro vi dice sempre che io ci ho messo
5 anni, 7 anni per fare quello che è, manco mi ricordo più, la qualifica di diamante, e che i primi 3 anni sono stata a 50 euro al mese. Perché dico che sono orgoglioso e fiero di non aver fatto qualifiche velocissime di qua e di là? Perché io ho seguito il mio naturale percorso. E tante cose non le capivo, ho dovuto imparare un sacco di cose. Infatti all'inizio non ci capivo una mazza, non guadagnavo una mazza. Poi sono cresciuto all'interno dell'industria, mi sono dato da fare, mi sono messo a studiare, sono andato a Las Vegas, ho girato il mondo con network di qua e di là, ho frequentato seminari, ho fatto un sacco di coaching anche private con milionari del settore, e ho capito un sacco di cose e poi sono diventato un diamante. Cioè, molto meglio fare un percorso più lento ma sano che fare un percorso forzato dove vi comprate i rank, vi indebitate con la Compass e spronate i vostri distributori a fare altrettanto. Perché poi, ragazzi, è per questo che gli altri parlano male del network marketing e si lamentano tutti. Perché a me mi hanno costretto questo, io ho i pacchi in magazzino, tutti i pacconi in magazzino. Quante volte avete sentito? C'è qualcuno che ha sentito questi discorsi? C'ho casa piena di prodotti, ma chi ti ha detto mai di indebitarti, di comprarti i pacconi, miliardi di tonnellate di prodotti? Il tuo sponsor scemo ti ha detto di fare una cosa del genere? La tua upline poco di buono ti ha consigliato di fare una roba del genere? E ragà, dovete darvi una svegliata. Non dovete seguire, ascoltare i leader, i guru, che per voi sono questo, no? Solo perché magari hanno un po' più di soldi sul conto in banca o hanno una qualifica in più rispetto alla vostra. Con me fate una formazione un po' fuori dagli schemi. Perché di solito le persone dicono: ah, quello ha fatto i soldi, quello ha fatto la qualifica, cavolo, va ascoltato a prescindere. No, non è così. Io vi invito ad approfondire le storie, a cercare di guardare oltre il conto in banca e a cercare di guardare oltre la qualifica. Perché, ragà, io ve lo dico, non tutti i leader che seguite, che voi ammirate, che state lì a fargli anche i lecchini a volte, perché si esagera anche, sono leader che si sono guadagnati la pagnotta. Molti sono leader, sono diventate persone autorevoli nel network che fanno di qua e di là, perché hanno fatto impicci, perché hanno fatto ste robe qui. Ragazzi, ne ho conosciuti tanti. Non... Fidatevi di quello che vi dico. Ciao Paolina, come stai? Qua fa freddo, play del camino. A bestia, però poi mazza, poi cammino a bomba. Io oggi per pranzo mi sono fatto 2 bruschette. Ragazzi, carbo, giornata carbo normale da personal trainer, da programma. Non ho fatto niente di testa mia, ho preso 1 chilo durante queste feste, più o meno, e mi basta e mi avanza. Ciao Daniele, ciao Daniela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Miriam, come stai? Allora, vedo che state taggando una valanga di persone, bravi. Miriam, questa è una live importante, ragazzi, un training importante. Condividetelo con i vostri distributori. Tutto il materiale che trovate sul canale YouTube e sul blog di Riccardo Di Gasparro, ragazzi, mangiatevelo, perché c'è tanta formazione pratica fatta sul campo per un decennio, ok? Ah, i lavori per apprendista networker pro, ragazzi, stanno andando avanti. Tra un po' ci divertiamo sulla fascia di prezzo, voglio vedere voi cosa ne pensate, cosa pensate, a quanto esco, ok, a livello di prezzo. E poi c'è anche un altro prodotto in cantiere devastante, lo sto preparando già in questi giorni, perché quest'anno, ragazzi, spacco tutto. Quindi per le persone che mi hanno chiesto quando escono di qua e di là, è tutto in programma, stiamo andando avanti con i lavori. Qualifiche costruite sul consumo quotidiano di clienti reali. Vedete quello che dice Claudia? È giusto, voi dovete. Allora, come si costruiscono le qualifiche sane? Ragazzi, dovete farvi i clienti. Cioè, ma io non so vendere. Ma io non... È un problema non saper vendere, non conoscere le tecniche di vendita. È un grosso problema, sicuramente. Però immagino che il vostro sponsor, la vostra upline, sti vostri leader qualificati, qualcosa ve lo insegneranno.
Oltre al fatto di cliccare su Facebook, business manager di qua e di là, che buttate sti 10 euro al giorno per una settimana e poi svenite tutti. Cioè, ve le diranno, immagino, queste cose. Il network marketing è anche vendita. Dovete imparare... Cioè, raga, dovete vendere. La prima cosa che vendete è la vostra persona. Io non smetterò mai di dirvelo. Voi dovete vendere, dovete diventare prima dei maestri nel vendere voi stessi. E già questa frase che vi ho detto vale tutto il prezzo di tutti i corsi che usciranno su Planet di Gasparro. Poi dovete imparare a vendere i prodotti e il vostro business, che vanno venduti in due modi completamente differenti. Voi dovete vendere tre cose nel network, tutte queste robe d'oro che vi sto dicendo, magnatevele, ve l'ho detto in giapponese. Dovete vendere prima e la vostra persona, poi dovete vendere i vostri prodotti, poi dovete vendere il vostro business. Per ogni cosa di queste tre cose che vi ho detto ci sono dei lavori specifici da fare. Tra l'altro, di queste cose, di alcune di queste cose ve ne parlo in Apprendista Networker Pro, tra l'altro. Cioè, raga, è inutile, no, faccio network, compro due pacchi, aspetto le promozioni aziendali, costringo a fare un rank a questo mio in prima linea, e poi così, una volta mi è finito il rank, mi prendo gli applausi e raggiungo la libertà finanziaria. Cioè, raga, non è così. Vanno costruite, bisogna puntare a costruire qualifiche fatte in un certo modo, dove ci sono dei clienti che riordinano il prodotto. Non potete andare avanti a sponsorizzazioni selvagge. Recruiting, 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 come fanno gli americani, che questo è uno dei limiti degli americani, che voi li seguite così, tutto quello che vi dicono gli americani, voi state tutti così a bocca aperta con la bava. Sì, gli americani, gli americani. Gli americani, raga, per la stragrande maggioranza, nella stragrande maggioranza dei casi, sanno fare network negli Stati Uniti. In America, in Italia, sono delle pippe. Il 95% di tutti gli americani sono degli incapaci a lavorare, per esempio, in territori come l'Italia. Quindi se voi applicate solo ed esclusivamente gli Awanas Games Lifestyle, questi americani che, forza, avanti tutta, recruiting, 2x2x2x2 che diventano 1000, sì, 5000, 20 milioni, sì, sì, e poi sti 20 milioni ne bruci 100 milioni, e poi abbiamo in Italia miliardi di persone che vanno online a riversare i loro liquami interiori perché sono stati trattati male, perché sono stati veramente indottrinati da capre, ominidi, da primati del network marketing. Voi dovete ascoltare gli americani dal punto di vista della visione, la motivazione. Sicuramente sono delle bestie, ma fare network in Italia e in Europa, raga, non è fare network negli Stati Uniti. Da quant'è che vi dico sta roba e non mi ascoltate? E molti di voi fanno ancora fatica perché seguite i vostri amatissimi guru che fanno i mentor con i MacBook Pro comprati a rate in spiaggia. Cioè, raga, datevene una svegliata. Dovete darvi una svegliata. Per fare network marketing in Italia e in Europa, che è un po' tutta una rottura di scatole il network marketing in Europa, nazione in più, nazione meno, dovete rispettare degli standard. Voi dovete muovervi in un certo modo. Non potete fare one team, il dream, il sogno americano, e come che guarda, quelle frasi pure dei sudamericani, no? E para la vita e la cosa, tutte queste frasi, no? Che in Sud America si ammazzano di ponzi. Cioè, ma ve volete dare una svegliata? Come quelli che seguono tutti i leader perché stanno in Lambo. Quello sta in Lambo. Allora pure io in Italia posso andare in giro in Lambo se mi impegno. No, in Italia te spezzano le gambe a te, il tuo guru, e te vengono a chiappare dentro casa con la finanza. Sai perché? Perché nella stragrande maggioranza dei casi quelli lì ti insegnano a evadere le tasse, a avere i codici in Guatemala evadendo le tasse, e poi te ci compri la Lamborghini, eh? Primate, ti ci compri la Lamborghini, poi che vai in giro in Italia per bische, vai allo stadio a tifare a Roma, guarda la Champions, a Milano in centro con la Lamborghini, perché tu fai network sudamericano,
perché tu sei a Panama Scams, no? Perché voi siete così, eh? Cioè, ragazzi, datevi una svegliata, cioè. Io boh, ragazzi. E magari evitando anche di rubare nei team altrui. Donatella, figura, quello è un altro problema. Cioè, la fate finita di andare a rubare, che poi non è rubare, perché ci sta. Però la fate finita di accollarvi solo a questi metodi. Se uno vuole andare, cioè vabbè, quelli che lasciano i network, per esempio, è normale che poi ci si contatta di qua e di là, su e giù, a destra e a sinistra, ci sta, fa parte del business, anche che si potrebbero utilizzare anche tante altre tecniche, però ognuno utilizza la sua tipologia di tecnica. Però se per fare qualifica nel vostro stesso network addirittura andate a fregare i team degli altri o cercate di farvi il vostro evento dove invitate le cross line delle contro cross line e costruite la vostra qualifica sulla base di furti, cioè raga, anche queste robe, ma la finite di fare i primati, cioè la finite di fare gli ominidi, ragazzi, basta fare, siete dei brutti failman se fate così, cioè ma come ve le devo dire le cose, cioè ma la fate finita, cioè, vi comporta, la fate finiscila, cioè ragazzi, veramente, dai, mania da palcoscenico, sì Donatella, è pieno di manie da palcoscenico, sì nel network è così, per quello io vi faccio queste dirette veritiere dove vi spiego le robe pratiche del network, ok, che è la roba che vi serve, perché tanto è inutile che fate, imparate a fare, fate i selfie per fare i guru su Facebook e poi vi comprate le qualifiche, vi indebitate con la Compass e mandate sull'astrico la vostra famiglia, le famiglie dei vostri distributori. Questi sono argomenti di network, sono cose pratiche che dovete sapere voi e che dovete duplicare se veramente ci tenete a costruire un business di livello. Se poi volete fare come questi pura vita e che hanno i codici in Costa Rica e poi fanno network in Italia, ah, perché... Cioè ragazzi, come quelli che fanno le criptomonete, il business sulle criptomonete, raga, ma la volete far finita di inchiappettare la gente in Italia? Cioè ma veramente, io non faccio nomi e cognomi, poi alcuni in realtà ne ho parlato sul mio blog, poi non li pubblico molti articoli perché sennò faccio i bordelli, però già stanno in SERP in prima posizione, ok? Però c'è, cioè, io da alcuni network criptocritici ne ho parlato. Cioè, raga, la fate finita di correre dietro queste inchiappettate? Raga, non le potete fare. Non potete fare network con le criptomonete in Italia. Ma lo volete, capire? Cioè, ma ancora che state lì dietro a questi che si fanno le foto con le Lambo? Ragazzi, ma ve la date una svegliata? Ma dove vivete? Ma chi ve le insegna queste cose? Ma chi date retta? Vi volete darvi una svegliata? Perché io poi le cose purtroppo ve le dico in faccia. Molti si offendono perché dico le cose in un certo modo. A volte mi esce fuori i cactus, cose. Però raga, ma qualcuno ve le dovrà pur dire. Ma la fate finita? Come i nuovi business che aprono negli Stati Uniti ultimamente, no? Che pensano di fare i miliardi con i viaggi in Italia, ragazzi, siete chiusi in Italia, serve la SRL, dovete stare in regola con tutta una serie di cose in Italia, non potete fare business in Italia, come quelli del forex, come quelli del trading, sì, del trading, del trading, fanno trading forex con i network aperti in Sud America che in Italia non hanno neanche, non sanno neanche dove stanno di casa, in Italia, in Europa. Ma volete capire che quando scaricate quei soldi e poi li mettete in circolo, prima o poi vi arrivano a bussare fuori dalla porta se state in Italia, ragazzi? Ma volete imparare a fare a stare al mondo? Quando la finirete di ascoltare questi cyber mentor moderni che vi piacciono tanto, che si fanno i selfie? Cioè, io boh, ragazzi. Gianluca, ciao Gianluca, come stai a Londra? Tutto a posto? Il mio ex sponsor mi minacciò di mollarmi in UK se non avessi fatto l'ordine per fargli chiudere il pacco. Lo feci, lui ha mollato. No, vabbè, io mi minacciò di mollarmi se non facevo l'ordine. Io ti dico, mi fate venire un'orticaria quando sento ste robe. Stavo tranquillo, mi comincia a pizzicare in testa.
Cioè, se avete persone, sponsor che vi costringono a fare le cose, dovete mollarli. Dovete mollarli. Cioè, ragazzi, cambiate pure azienda, siete affezionati alla vostra azienda. No, perché io ho il cuore di quelli. Ragazzi, rimarrete inchiappettati, ve lo dico. È uscito pure Gianluca Spadoni con un video fantastico. Mi sembra oggi, ultimamente. Fin dove può arrivare l'ambizione? Quando è giusto non mollare mai? Quando è giusto invece mollare? Perché, ragà, un bravo generale deve veramente rendersi conto del fatto che a volte in determinate condizioni bisogna mollare la presa. Quelli che non mollo mai, non mollo mai, vado avanti per forza. È buono fino a un certo punto, arrivati, cioè ragazzi, se il muro è di cemento armato e voi tentate di romperlo con la vostra testa, ragazzi, voi ci morirete addosso al muro di cemento armato. Vi si romperà la testa, il muro di cemento armato resterà lì, il vostro cranio invece esploderà. Quindi dovete mollare, cioè vi state agganciando questi discorsi. Top argomento, eh sì. Alessio, ciao, buon pomeriggio. Dopo i primi 3 anni hai avuto uno slancio improvviso oppure è stata una crescita graduale? Guarda, Alessio, io mi devo tagliare sti capelli, tra l'altro. Io, guarda, ho avuto una crescita graduale e in realtà dico con molto orgoglio, perché mi sento molto duplicabile, io non sono mai stato un fenomeno. Perché comunque sono sempre stato molto quadrato, la mia determinazione spesso e volentieri mi si è rivoltata contro, cioè sono sempre stato molto lento, molto quadrato, non cambio idea facilmente, non ho mai saputo gestire la determinazione, la testardaggine di qua e di là, quindi sono stato sempre molto lento ad imparare le cose, ok? E quindi la mia crescita è stata graduale. L'unica cosa che mi ha aiutato veramente a fare questa crescita graduale in un certo modo, nei tempi giusti, perché alla fine, raga, 3-5 anni di network è giusto, non rompete le palle, è stato quello di frequentare sempre gli eventi, non mancare mai, ripeto, ho girato per gli Stati Uniti, sono stato in Florida, Las Vegas un botto di volte, mi sono rotto le palle di andare a Las Vegas. Ci andrò per Eric War molto probabilmente in futuro, però per adesso basta. L'Europa l'ho girata, ho fatto seminari, ho sempre girato in Austria, in Francia, ho già girato. E quello, il fatto di confrontarmi di continuo con leader, con training sempre nuovi, di qua e di là, leggere molto, studiare, fare video, comprare videocorsi, non è perché li vendo io tra 10 minuti e vi dico sta roba, ragazzi, potete comprarvi pure altri videocorsi di tutti i guru che volete. Ok, lo dico per voi. Comprare videocorsi è positivo a 360 gradi perché accumuli sempre più informazioni e le informazioni di un certo livello si pagano. E quindi tutta sta roba mi ha portato poi a crescere in un certo modo. Non ci sono scorciatoie, muovi il culo e fattura e aiuta gli altri a farlo. Eleonora, sempre una donna molto pratica, come vedete, brava, bisogna farsi il culo. E c'è, cioè, ragazzi, pure questa roba qui, molti, però, Adiga Spa. Che intendi per farsi il culo? Innanzitutto alzati, alzalo, inizia a muovere il deretano, ok? Inizia a muovere il tuo deretano, ti alzi, no? Lo scuoti un attimino così, fai un po' di twerking e poi ti metti in modo a fare quello che c'è da fare. Cioè, ragazzi, come fa? Molti, anche sul blog, ma come hai fatto ad avere il business in più di 20 paesi al mondo? Pure in Kazakistan, raga, io so 10 anni che faccio eventi in continuazione, webinar, cose, io lavoro. Cioè, ragazzi, io lavoro. Non sto a perdere tempo sulla home di Facebook, a perdere le impronte digitali a furia di scorrere la home di Facebook, ragazzi, io mi faccio il culo. Come se, ve lo ripeto, lo stesso discorso del blog, come hai fatto ad essere il numero uno? Hai messo in piedi il blog più seguito d'Europa, tra un po' del mondo, del network, ma come hai fatto? Sono 3 anni che sto lavorando sul blog, contenuti, ottimizzazioni, mi sono comprato i corsi sulla SEO, e su quella, grazie al cactus.
La stragrande maggioranza, sapete la percentuale, tipo il 90% delle persone, 80% delle persone che mettono in piedi un blog fallisce entro i primi 6 mesi? Cioè, raga, è la continuità, non mollare mai. Occorre farsi di più, Daniela. Cosa stai dicendo? No, beh, sicuramente la tastiera. Daniela, tra l'altro, una delle più formate in assoluto. Occorre farsi... fare più domande specifiche anziché abboccare a tante storie di fenomeni perché alla fine siamo responsabili di quello che facciamo. Sì, anche dal punto di vista delle storie, ragazzi, anche qui, tanto che me ne frega, ve lo dico, tanto io sono anticonformista, non sono un networker psicopatico. Robert Kiyosaki, ragà, Robert Kiyosaki che va scritto i libri sul network, quello non ci capisce un cactus di network marketing. Non è tutto oro quello che luccica nel network. Molti saranno scioccati da questa cosa che ho detto. Ragazzi, se vi documentate e fate ricerca, lo sapete che molti scrivono libri perché vengono pagati per scriverli? Ragazzi, non è sempre così che chi scrive un libro è perché ci capisce di quello. Basta copiare quattro informazioni, te le rigiri e te le rimetti in tutte le salse che vuoi tu e ci fai il libro con la tua firma e diventi il guru. Ve l'avevano mai dette queste cose? O ve le deve dire, tutta sta roba ve la deve dire sempre Riccardo Di Gasparro, questo odioso networker che dice le cose in faccia. Ragazzi, dovete darvi una svegliata, dovete fare ricerca, quante storie fake ci sono all'interno dell'industria del network marketing che voi pensate siano vere, ma invece sono state architettate a tavolino secondo le leggi dello storytelling di qua e di là tra professionisti per allucinare le persone. Raga, il 70%. 60-70% di tutte le storie di successo che conoscete nel network marketing sono tutte fandonie. Perché io metto le foto di quello che ero, vi faccio vedere veramente tante cose, a parte che vi pubblico un sacco, tanta di quella roba sul blog, trovate screenshot, perché io ci tengo che voi conosciate veramente chi è Riccardo Di Gasparro. Io ho deciso di vendermi in questo modo, carta canta, faccio vedere le cose. Ma molti di voi, ragà, ascoltano le storie, quello lì ha avuto problemi in famiglia e poi ha coi figli ha avuto questi problemi. Magari poi ci sono dei risvolti catastrofici e voi subito abboccate, non vi documentate. Ragà, dovete darvi una svegliata perché se vi svegliate da questo punto di vista, la vostra vita all'interno dell'industria del network marketing e non solo cambia radicalmente, cambia drasticamente perché iniziate a selezionare le informazioni. Ve le deve dire tutte, Riccardo Di Gasparro, ste cose. Ciao Veronica! Veronica, ogni volta che vedo un tuo commento nelle mie dirette e tutto quanto, mi immagino che stai cucinando per tuo marito. Ormai ho queste immagini di te. Cos'è cambiato in te dopo quei 3 anni? Eleonora, un sacco di cose. Un sacco di cose. Io prima andavo agli eventi, raga, imbruttivo i leader della serata. Entravo col mio giubbotto dainese, avevo la mia moto coatta, naked. Tutta bella ignorante col mio casco supremo, imbruttivo i leader delle serate che erano vestiti bene e che mi guardavano perché ero vestito come un idiota in una serata di business, avevano ovviamente ragione. E io li guardavo male, li imbruttivo io allora, dicevo: ma guarda questi che mi guardano, ma chi si credono di essere? Poi col tempo mi sono reso conto che ero io quello sbagliato e non avevo l'atteggiamento giusto da imprenditore che bisognava avere in un ambiente di lavoro come quello del network. Perché io rompo le palle tantissimo sull'atteggiamento che non vi dovete vestire da primati, cioè che dovete andare vestiti in un certo modo senza andare in giro con i vestiti Gucci, Emporio Armani, tutta sta roba, serve roba semplice ma di gusto, che vi dovete presentare almeno in modo dignitoso, perché ragazzi,
in convento, c'entrate col vestito. Non potete entrare senza vestito in convento. Cioè, l'abito fa il monaco, l'avete mai sentito anche questa volta? È tutto vero, ragazzi, soprattutto nel business. E in me sono cambiate tante cose. Io prima non credevo, per esempio, ai concetti della legge di attrazione, fisica quantistica. Io sono uno che ha studiato, ho letto un sacco di libri anche da fisica quantistica, tutta sta roba qui, dal punto di vista mentale, non matematico. E prima non le conoscevo nemmeno tante informazioni, quindi mi sono cambiati tanti paradigmi in testa. Prima la legge dell'attrazione non sapevo neanche che esisteva, cioè, avete capito? Cioè, sono cambiate troppe cose. Tutto si può imparare, basta volerlo. Certo, Claudio, assolutamente sì. Ciao, D'Amelio, buon pomeriggio. TG di Gasparro. Eh sì, ragazzi, eh sì, per forza TG di Gasparro, perché sennò succede, qualcuno me le dovrà pur dire queste cose, perché tanto lo so che sennò poi date retta soltanto a quelli che stanno in spiaggia avete presente, no? L'iPad comprato a rate, l'ultimo telefono, ste cavolo di cose, come si chiamano? Non so neanche le AirPods. Perché se non hai le AirPods sei un idioma, perché sei un primate se non hai le AirPods. Ma non andate dietro a ste cazzate, ragazzi. Pensate che io non mi posso comprare un paio di AirPods? Di quelli là? Io non le indosso, perché a parte non ho tempo da andarmela a comprare, non me va. Ma che devo spendere? 200 euro per farmi vedere che sto con le AirPods? Qui, no, perché ragazzi, I wanna scams, no? Che faccio alla fine di quelli che vanno in giro in paese con le Audi TT Coupé e si sono indebitati a chiedere prestiti per comprarsi la macchina, fanno le cambiali e cose? Cioè, ragazzi, cercate di comportarvi in modo intelligente, siate intelligenti per favore. Cioè, dai. Unico. Ciao Elena, buon pomeriggio. Sei uno dei pochissimi che parla in modo così trasparente. Ti ringrazio perché questo è il network che ho scelto. Dico, è trasparente rispetto a come. Ragazzi, Elena, grazie per il tuo commento. Sapete che apprezzo molto tutti i vostri commenti, anche a me fa piacere ricevere carezze virtuali, okay, dal punto di vista professionale. Che vi devo dire, ragazzi? Io lavoro così, io poi, sapete, sono scorpione, un scorpione evoluto, perché lo scorpione che non ha evoluzione è un problema dal punto di vista della crescita personale. Sono anche molto karmico, oroscopiano, eh? Ok. Ragazzi, non ce la faccio a dirvi le idiozie, a vendervi cose che non hanno senso o a fare. Non ce la faccio a dirvi le cazzate, ragazzi. Però so che a molti gli dà fastidio sta roba perché sì, molti non vogliono sentirsi dire la verità. Già so che arriveranno rompiscatole, vedo un botto di gente connessa. Poi dopo anche su YouTube venite lì, di Gasparro, venite a Roma a insultarmi. Già lo so che arriveranno un sacco di scemi, ok? Però ragazzi, tanto lo so, ormai sono 10 anni che mastico network. Cioè. Ciao Federica, come stai? Grandioso, come stai? Verità sante e pungenti. Ragazzi, io cerco di fare il mio. Sono orgogliosamente testimone del tuo modo di fare live epica, detto Daniela. Grazie, grazie. Di fare la tua crescita esponenziale, dottor Duce. Grazie, Elena, grazie. Grazie veramente. Bisogna saper scegliere chi ascoltare e per quanto mi riguarda tenere a mente quel che serve. Sì, ma non tutti sono capaci. Veramente, Donatella, poi tu sei un'altra esperta, ce n'è che sei nata l'altro ieri nel network. Cioè, bisogna saper scegliere chi ascoltare. Porca vacca, sembra una cosa semplice, ma per molti non lo è. L'italiano medio, la massa all'interno del network marketing, perché c'è la massa fuori l'industria del network, c'è la massa dentro il network marketing, cosa che molti non hanno capito. Donatella,
Dovete distinguervi anche all'interno dell'industria stessa del network marketing, perché esiste una massa generica dentro l'industria del network marketing. Cioè molti, questa massa dentro, presente nell'industria del network, dà retta a tutte queste... vedono solo i fuochi d'artificio, non fanno ricerca, non sono persone profonde la maggior parte dei distributori. Guardano con superficialità le cose, analizzano con enorme superficialità tanti angoli, tanti professionisti. Cioè veramente dovete rifinire molto questa roba. E ne vale il vostro futuro. Indipendentemente dal fatto se seguirete me, se non mi seguirete, se seguirete altri guru, cose, seguite chi vi pare, io ve lo dico per la vostra vita. Dovete imparare a ragionare con sufficiente profondità da riuscire a capire bene le cose che vi circondano, perché sennò rifinite inchiappettati. Il mondo del network è un business, è fatto anche di tanta merda, ragazzi. Ciao Simone, buon pomeriggio. Sei sempre sul campo, sempre diventi a fare una formazione a tuo team, anche questo come pochi. Grazie Elena, grazie. Lo sapete, io adoro molto il discorso del campo. Io a volte in tutte le mie dirette mi intrippo pure, a volte tanti concetti me ne dimentico, poi quando finisco la live dico gliela ripeto dopo, perché online... Io ho bisogno di sentire il rapporto con gli altri, sono molto carnale da sto punto di vista, ho bisogno di vedere la gente, di sentire l'energia dal vivo, online mi viene un po' meno sta roba. Io ad esempio non capisco come alcuni da zero in soli 3-4 anni facciano milioni di euro con network. Alessio, hai detto una roba devastante. E io adesso ti dico delle cose, però raga, ciao Stefania, però raga, poi sul serio, traducete bene quello che vi dico, cercate di fare persone intelligenti, cerco di dirvelo col giusto tatto. Allora, in 3-4 anni è possibile diventare dei milionari, assolutamente sì, network marketing, e voi, molti di voi diranno, ma come fai a dirlo? Ma tu non sei milionario, non c'entra niente. Logica, ragazzi, se conosci il sistema veramente capisci tante cose. 3-4 anni è inevitabilmente un tempo lungo, ok? Quindi è fattibile. Quindi il fatto, non capisco come alcuni da zero in soli 3-4 anni, 3-4 anni sono riusciti a fare milioni di euro. Si può fare e ci sono tantissime persone, tantissime, troppo, tante persone oneste che l'hanno fatto, però la stragrande maggioranza delle persone che hanno fatto i milioni nel network marketing in così poco tempo, non tanto quelli di 3-4 anni che la tempistica ci sta, parlo di quelli 6 mesi, un anno, ragazzi, signori, lì ci sono delle cose che andrebbero riviste, lì purtroppo a volte ci sono degli impicci che tengono... degli impicci sotterranei fatti in modo intelligente e quindi escono per questo fuori delle qualifiche gigantesche. Non sono tutti onesti e molti che hanno soldi decidono di investire proprio nel network marketing, quindi si comprano proprio, trovano il modo di architettare sistemi per fare qualifiche fake e per creare sta vampata, ok? E quindi bisogna, Alessio, devi vedere e analizzare bene la situazione e dividere le cose. Analizzare quelli che ci stanno, hanno fatto i milioni in 3-5 anni, che tipologia di persone sono, che passato hanno avuto, da dove vengono, e quelli che hanno avuto successo in 6 mesi, 12 mesi. È possibile, ma nel 99% dei casi chi ha fatto i milioni in 6 mesi, 12 mesi, 95% dei casi, ragazzi, sono tutte cazzate, è falso. Non è così. Perché il tempo per cambiare le abitudini mentali ce lo devi avere, il tempo per crescere tu all'interno dell'industria ce lo devi avere. All'inizio non capisci un cactus di metodi, di tutta la roba, sistemi, dual team, unilevel, cross recruiting, cose, gestione del team, leadership. Cioè ragazzi, in 6 mesi, 12 mesi, ma non scherziamo, dai. Non scherzi, devi analizzare bene con intelligenza tutto. Rocco, buon pomeriggio Riccardo e buon pomeriggio a tutti. Ciao Rocco, buon pomeriggio a te. Veronica, è tempo di dire.
La fine del Dom Perignon comprate con reddito di cittadinanza. Comprate a Capodanno. Che fenomeno. No, vabbè, poi questi in Italia siamo veramente dei barboni delle popolazioni. Cerchiamo di fottere sempre il sistema, non cerchiamo mai di comprendere il sistema. Pensateci, noi cerchiamo sempre di fotterlo quando basterebbe comprenderlo per avere successo. Pensate un po' che cosa è arrivato a dirvi di Gasparri, tutta sta roba così complessa, no? Basterebbe comprendere il sistema per cercare di trovare le faglie, cioè mamma mia. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Qualifica da garage. Eh sì, ragazzi, ci sta pure questa, ragazzi, ci sta pure questa, sì. Ci sta pure questa. Come anche altro discorso, molti fanno qualifiche coi doppi punti. Perché io posso permettermi il lusso di parlarvi di questa roba? Perché, ragazzi, le qualifiche che ho fatto io non mi sono comprato pacchi e non ho fatto qualifiche coi doppi punti. Tutte le cose che ho costruito io sono state costruite grazie alla strategia applicata sul campo, alla lettera, psicologia e strategia applicata alla lettera sul campo. Ragazzi, bisogna essere intelligenti. Alessandro, buon pomeriggio a tutti. Ok? Cosa hai linkato, Felicia? Qualifiche da garage. Hai messo un link YouTube? Hai messo un link YouTube, mi sa. Ah, sì. Vabbè, comunque, questo è, ragazzi. Ok, quindi, se avete domande da fare su questo argomento, fatele pure. E niente, ragazzi, 2020 ci divertiamo. 2020 ci divertiamo. Faccio veramente un casino, sfido tutto il pianeta Terra, ragazzi. 2020 non vi do ulteriori dettagli, se no le mie energie si incassano, il mio karma mi sgrida. Ma raga, faccio veramente un casino. Ricordatevelo, io quando dico una cosa, poi la faccio. Vi ricordate tutte le cose che vi ho detto tempo fa? Attenti. Che di Gasparro tra un po' succede questo a livello nazionale. Di io le dite le cose, ragazzi. E poi le faccio le cose, capite? Non sono un qua 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 che poi insegno le cose, faccio training, parlo di leadership, di example, no? Come questi che stanno sempre in spiaggia con i computer comprati a rate, no? Sulle ginocchia. E poi alla fine li becchi nel privato e sono degli idioti. Oppure spengo la live qui e basta, è finita la leadership. È finita. No, io le faccio sul serio le cose. Roma non è stata costruita in un giorno, è quello che dovete capire, ragazzi. E che tutti dovrebbero capire. Se non riuscite a fare qualifica all'inizio, nei primi tempi, ragazzi, è perché non siete pronti per affrontare la crescita ancora. Non siete pronti per raggiungere quel livello lì ancora. Perché non ci siete arrivati ancora come crescita personale, come comprensione del sistema, come applicazione del metodo. È inutile che cercate di trovare delle scorciatoie o di accorciare i tempi con i vostri metodi truffaldini, dando retta a quattro scemi che vi dicono di indebitarvi o voi stessi valutate di chiedere prestiti alla Compass per fare le qualifiche o vi vendete i tavoli dentro casa perché dovete comprarvi i pacchi, tot punti per chiudere un rank. Ragà, datevi una calmata. Non si fa così network marketing. Ragà. Ficcatevelo in testa, Riccardo Di Gasparro vi dice le cose e vi insegna a fare network in un certo modo. Se poi non mi volete dar retta, ripeto, non dovete assolutamente ascoltare per forza me. Vi sto invitando anche a comprarvi i corsi degli altri. Cioè, non li comprate i corsi miei. Se tutta sta roba, o no, perché lui, mica dovete comprare per forza la roba mia, dovete seguire per forza me. Andate dagli altri, vi ci spingo io, cioè. Testate, che vedete voi? Mi sta scoppiando tutto, ok, mi è arrivato Degenarium, mi è arrivato tutto su WhatsApp. Quindi ci siamo e chiudiamo la pratica, ok? Dai, ragazzi,
Duplicate questo training ai vostri distributori, mi raccomando, non tenetevi queste informazioni per voi. Se volete ricevere aggiornamenti da Planet di Gasparro, andate sul mio canale YouTube, attivate la campanellina. Se volete ricevere informazioni sui prossimi corsi, robe, fate quello che vi pare. Registratevi, i miei canali social li conoscete. E basta, ragazzi. Io me ne ritorno al lavoro, tanto per cambiare, che devo, partito l'anno, devo ottimizzare, 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 bisogna muoversi, che tra un po' è Jingle Bells, un'altra volta. A proposito, buona Pasqua a tutti, buon Ferragosto a tutti, ragazzi, che fate quest'estate? Crema solare, l'avete come domandato in vacanza? Avete già pianificato tutto? Fate i Feynman, che vivete la vita così alla come viene? Datevela svegliatevi, uscite fuori, svegliatevi, muovetevi, ok? Ciao, ciao.